Poi, insomma, taglio magari la prima parte, però siamo on, siamo online, diciamo. Immaginavo. Mi presento. Sì, allora no, ti volevo ringraziare innanzitutto per essere venuto, per aver partecipato. Come visto, i ragazzi Grazie me lo chiedevano un pochetto, quindi sono felice di averti come ospite, anche perché ti seguo da tanto tempo. Sei un po' l'uomo copertina dell'ICN. È difficile non conoscerti, mettiamo così. Grazie. E però Onorato e volevo chiederti appunto di spendere due parole presentandoti così anche tutti quanti potevano conoscerti bene. Ok, allora io sono Alvise D'Avanzo, sono agonista in natural bodybuilding e in due categorie, nel classic e nel bodybuilding. È una mia passione da quando avevo praticamente, ricordo, 13 anni, ma già prima sognavo questo mondo e quindi mi sono sempre stato appassionato e mi sono laureato in scienze motorie e adesso come si dice, assecondando la mia seconda grande passione che è la psicologia, quindi mi sto laureando in psicologia e sono appassionato di biomeccanica e di storia del bodybuilding in generale. Fantastico. Senti, devo farti una domanda innanzitutto che Sì. probabilmente molte persone si chiedono: perché nel tuo profilo Instagram vedo così tanti Lego? Io avrei detto, cioè, la seconda passione avrei detto Lego, perché allora, Perché non aspetta. sono mai cresciuto. Ok, allora, no, aspetta, ti faccio condivido lo schermo perché così ti faccio vedere cosa i ragazzi vedono. Ecco, il tuo schermo. Perfetto. Allora, questo è il tuo profilo Instagram. A Sì. parte i vari Goku e le action figure. Ecco qua il primo. Poi qua c'è pure il richiamo ai Pokémon. Questo è un Playmobil, quindi Sì, attenzione. mi sono dato alla concorrenza. Esatto. Quindi c'è pure una differenziazione, ok? Ci abbiamo le carte Pokémon. È un po' eclettico, dai. Sì, Cioè, sì, sì. Devo dire che le passioni non mancano. No, però è bello condividerle, insomma, non nasconder Assolutamente. No, è fantastico, guarda, è niente. fantastico. Aspetta, guarda, tanto per capirci, guarda cosa ho qua dietro. Era in sconto su Amazon, non Ma potevo non prenderlo. fantastico, fantastico. Quindi proprio Sì. a 360 gradi, cioè non ci fermiamo a Lego. Ma stai scherzando? Gli action figure, una volta li scartavo, adesso non li scarto neanche più. No, no, quello è un peccato, quello è un peccato, quelli si tengono via Mai, sempre. bravo. Fantastico. Ok, no, bene, bene, era una delle cose che apprezzavo, perché a me i Lego piacciono Grazie. tantissimo, cioè nella mia infanzia sono stato un sacco caratteristici, quindi ogni volta era bello vederli là. Poi ritrovi pure l'ambientazione, perché li metti proprio in un punto preciso, fuori, in natura, fai la foto, Sì, cioè. cerco di darci una vena artistica, dai. Fantastico, fantastico. Ma penso che siamo tutti un po' bambinoni noi culturisti, cioè, c'è sempre un richiamo a voler essere, no, il più forte o chi ha, i nostri eroi, chi è un po' più vecchio ha i men, no? Io sono cresciuto con Batman, con le tartarughe ninja. Tu Assolutamente, figurati. quanti anni hai? 28, Io 28. 31 Stiamo là, stiamo là. io. Sì, stiamo là. Gli Street Sharks. E a voglia, io c'avevo il diario degli Già, Street Sharks. Scherzo. grossi con le vene così. Fantastico. Ti stupisci che dopo ci mettiamo in sta disciplina. Esatto. Senti, allora, io volevo innanzitutto parlare con te, partire parlando della tua carriera. In ICN un po' se ci racconti come ti sei avvicinato, quali sono state le prime competizioni, il pro debut e tutta la carriera professionistica. Allora, io sono partito con la INBB, non era, era ancora una piccola federazione, dopo ha preso piede perché, come sai, in natural bodybuilding negli ultimi, quanto, 8 anni, 10? Sì. Ecco, negli ultimi 10 anni ha avuto un boom, per fortuna, con un incremento anche di ricerche a riguardo, quindi che ci ha permesso di dare un po' di ordine, di non attingere a una cultura un po' datata, diciamo. E sono partito con la INBB, ho fatto un po' di gare, ho fatto un po' di italiani. E dopo nel 2017 ci è presentata la grande occasione perché affiliati al IMBA Sì. all'epoca, che adesso uscirà anche un documentario, Generation Iron 3, Sì, che quello è, Natty or Not, se, giusto? bravissimo, e quello è IMBA, Sì. INBA.
e nel 2017 eravamo affiliati con loro e ho partecipato al mondiale che si teneva a Rimini e ho vinto il mondiale di categoria e là ho preso il tesserino da pro per il bodybuilding e là ho scoperto che c'era il classic. Io non avevo mai visto il classic. Mi sono venute le bave alla bocca. Certo. No, perché devi capire che io sono un appassionato di posing, mi piace da morire. Ok, cioè le vecchie guardie del passato, come posavano, come si esprimevano, ok, l'arte che ci mettevano, è una cosa che mi è sempre affascinato. Nel bodybuilding vedevo che era un po' trascurata. E là per la prima volta ho visto il classic. E allora ho detto, bah, bello sto classic. E non sapevo, cioè dopo il presidente mi ha detto, avresti potuto partecipare e farla come seconda categoria. Ho colto l'occasione di partecipare alla World Cup, che sono andato sempre nel 2017, mi pare, a Los Angeles. A Los Angeles era un IMBA World Cup, e ho vinto categoria e assoluto di Classic. E ho partecipato come bodybuilding, là mi pare che aver fatto un quinto posto, ok, tra i pro. E una settimana dopo, mi pare 10 giorni dopo, a Las Vegas c'era il Natural Olympia IMBA, ok? E lì ho fatto per la prima volta, perché non mi hanno dato il cartellino da pro alla World Cup, perché l'ho vinta dopo un casino, è successo un casino perché quello che aveva vinto dopo l'hanno beccato in piena. Okay. Capito? Sì, sì. E quindi mi hanno avvisato dopo, insomma, è stato un casino e ho rifatto l'amatori all'Olimpia. Okay. E ho vinto la categoria e l'assoluto nel Classic Physique, okay, nell'amatori. Fantastico. E insomma, fatto così, dopo ho fatto altre 2 o 3 gare. Okay, in un anno ho vinto con categoria due. Sì. Okay. Dopo, quando siamo passati in ICN, perché dopo abbiamo cambiato federazione, sono andato a gareggiare in Corea a una World Cup. Ho vinto, però non valeva il tesserino, adesso non ricordo, sai, sono cose burocratiche, non ci sto tanto dietro, a me piace andare sul palco e basta. Vai, sì. Spero che siano tutti forti, che ci sia da divertirsi e da sul palco, sta dietro a cartellini, tesseramenti, federazioni, non mi piace. Comunque ho vinto categoria assoluto a questo World Cup in Corea, sempre del classic, perché poi mi sono appassionato al classic e il bodybuilding lo faccio sempre perché mi piace andare sul palco e confrontarmi con gente forte, ma lo faccio se devo concentrarmi su uno vado su classic, insomma. Ok, sai, anche le tempistiche di ricarica eccetera, ok, non sacrifico il classic in favore del bodybuilding, sacrifico il bodybuilding in favore del classic. Ok, quindi top condition in classic, bodybuilding un po' quel che avanza. Ah, perfetto, hai riassunto. Senti, no, per chi non cogliesse poi, allora sostanzialmente ANBB è la nostra federazione italiana che è affiliata con una federazione internazionale che all'epoca era IMBA e poi successivamente è stato ICN. Che cosa vuol dire? Che un atleta può gareggiare in ANBB e poi c'ha lo sbocco internazionale su un'altra federazione, ok? Quindi questo è, esatto, il motivo per cui hai detto prima siamo passati in ICN, che poi magari chi non è avvezzo si confonde. Ma no, mi capisco poco io che ci sono dentro. Dici io gareggio, poi mi hanno detto che c'è un altro, che no, c'è scritto ICN, ma non lo so. Comunque. Senti, io sono dell'idea che l'atleta è un atleta, non deve, cioè, se dopo gli piace gli sta dietro a queste cose, ma il vero atleta si allena e va a fare la gara e sceglie la gara più importante, più dura, e a me piace vederla così. Fantastico. Un po' Saiyan, cioè, mi piace ragionare come i Saiyan. Esatto. Senti, allora, una cosa tua che ti caratterizza molto, che mi piace molto, è il discorso relativo all'allenamento, soprattutto in funzione della biomeccanica. Cioè sei molto appassionato. Sì, sono... Io la prima volta che sentii parlare di te fu da parte di Luca Broccatelli, che saluto, e Luca mi parlò di questo Alvise che, se tu lo vedi, si allena, ricerca proprio l'angolo di lavoro preciso con i cavi, eccetera. E quindi là mi incuriosì, ovviamente, insomma, approfondì, e su Instagram pure ci sono dei video in cui fai vedere, ecco, soprattutto riguardo alla schiena. Sì. È un po' particolare, sono contento che tu l'abbia tirato fuori, mi piace molto parlarne perché sono appassionato molto di biomeccanica. Nel mio percorso di studi, sia di allenamento che di studi, sempre complementari, ho cercato
io non ho inventato niente sostanzialmente, non ho, è solo ho accolto idee da fuori, capisci? È come se per esempio ho lavorato in un centro per anziani e vedevo che c'era bisogno di potenziamento muscolare su persone che magari non potevano, avevano un determinato range di movimento. Allora, quegli studi insieme al bodybuilding hanno fatto sì di cercare un metodo o un approccio che richiedesse il massimo sforzo muscolare, quindi il massimo rendimento dall'allenamento nell'unità di tempo, col minimo carico articolare. Ok? Perfetto. E dopo ho pensato, perché non applicarlo al bodybuilding? E allora ho sperimentato per 4-5 anni questa cosa e l'ho evoluta, adesso l'ho messa un po' da parte per altri studi, però è sempre una mia passione. La cosa interessante è la semplicità. Io per tanti anni ho sempre complicato le cose, perché più impari, no? Più studi, eccetera, più sembra che cresca la confusione, no? E aumentano le domande, no? E a un certo punto il bello penso sia sintetizzare, riuscire ad arrivare un po' all'essenza. Ok? Assolutamente. E quindi alla fine si risolve in quello che faccio, si risolve in cose paradossalmente quasi minimali. Ok? Perché ragionando che io sì che siamo, è giusto, come si dice, cucire l'allenamento addosso a una persona. Però se fai un esame universitario di anatomia, io non parlo dell'anatomia di Aldise e dell'anatomia di Ludovico. Un'inserzione, un'origine nella razza umana sono praticamente sempre lì. Sì. Ok? E quindi c'è un range, c'è un'applicazione fisica per un X muscolo che sarà più ottimale di un'altra applicazione fisica. Sembra tutto molto astratto, però se andiamo a vederlo nel pratico è molto, diventa molto semplice. Quindi, per esempio, si risolve tutto nell'allenamento per i bicipiti, si risolve tutto in un hammer curl. Fine. Un hammer curl. Prendi due piccioni con una fava, alleni il bicipite e il brachiale. Ok. Il brachiale assiste il movimento del bicipite, quindi lo predispone meno ad infortuni. Ok. Giusto? Motivo per cui se infatti negli stacchi, tu che sei del settore, qual è il braccio che si strappa il bicipite? Quello di supinazione, certo. Ecco, ma perché? Perché fa in svantaggio meccanico, sì. Tira in supinazione senza nessuna protezione. L'altro invece spinge verso dentro, non combatte contro un carico. Esatto. Vero? L'altro quando spinge, quando il bicipite tira verso la sbarra. Certo. Mentre quell'altro contro gravità della sbarra. Esatto. Ecco, e quindi fare esercizi, scegliere un esercizio per quel muscolo, e solo uno, nella semplicità dell'approccio fa sì che tu possa decidere, non so, faccio 10 serie da 8 ripetizioni di quello. Cioè. Ok. Quindi cercando l'angolo di lavoro migliore. Tu tendi a lavorare tante serie, cioè scegli l'esercizio, tra virgolette, ideale per il distretto e ci butti tutte le serie il volume necessario. Sì, assolutamente. Okay. Assolutamente. Qual è l'esercizio ideale? Quello che segue dei principi di biomeccanica che sono universali. Cioè non funzionano perché li dice Aldise o perché li dice Ludovico o perché li dice un professore dell'università. La biomeccanica, un po' come l'ingegneria, non è opinionabile. Certo. Ok? Per esempio, il petto alto lo alleni con questo piano di lavoro. Quindi una panca piana, non una panca inclinata. Perché? Perché il pettorale alto, adesso simulo le fibre del pettorale alto, sì. Giusto? Qua. Questa è l'origine e qua l'inserzione. Ok. Qua non c'è niente. Qua non ci sono fibre, guarda, che tirano l'omero in questo angolo. Ci sono le fibre del pettorale alto che tirano l'omero in questo angolo, vedete? Ok. Quindi vedere il muscolo in maniera anatomica e biomeccanica aiuta a preservare dagli infortuni sostanzialmente, perché il mio obiettivo, visto che amo quello che faccio, è farlo per possibilmente tutta la vita e trovarmi sul palco. È bello anche del natural bodybuilding, è questo, il fatto che puoi trovarti sano, la salute non è
una cosa da, come si dice? Ah, speriamo che rimanga, no? Cioè, è grazie alla salute che tu vinci, cioè grazie alla Assolutamente. salute vinci non sul palco, intendo, vinci, sei un vincente nel bodybuilding, Sì. vinci su te stesso, Assolutamente. e quindi è la colonna portante. E la salute cosa vuol dire? Sì, quella fisica, gli organi interni, eccetera, ma anche articolare. Se uno comincia ad avere ernie, problemi all'articolazione della spalla, le ginocchia malandate, cosa fai? No, certo. Allora, e sono il concetto che tu dici sostanzialmente della traiettoria di movimento lo Sì. sposo appieno, mi piace tantissimo perché è di fatti quello che tendo a ricercare e sono super d'accordo. Sul fatto del petto, io tendenzialmente trovo che su, ad esempio, la panca piana hai simulato questo movimento, tendenzialmente si sta un po' più bassi, cioè l'omero è Meglio. leggermente più abdotto. Cioè io sono d'accordo sul fatto che in realtà in qualche modo un lavoro su piana sostanzialmente per il petto vada a coinvolgere anche i fasci claveari. Tendenzialmente è che stiamo anche un po' abdotti, quindi un po' più bassi. Quindi fasci claveari, poi, Per sicurezza. perché la cosa complicata che ho sempre trovato in questo ragionamento è questo. Noi possiamo vedere l'anatomia nel momento in cui abbiamo l'immagine dell'uomo fisso, ok? Quindi origine e inserzione. Però nel momento in cui c'è un movimento, questa origine inserzione tende a spostarsi. Un post interessante che hai fatto, ad esempio, sui deltoidi posteriori, no? I deltoidi posteriori tendi ad allenarli su questo movimento qua. Sì. Esatto. Perché qual è il discorso? Che in realtà le fibre del deltoide posteriore non stanno così, ma stanno così. Esatto. Ancorate in questa direzione. Il discorso è che se io vado a chiudere, le fibre stanno tendenzialmente un po' troppo alte. Esatto. Se vai a chiudere così. Allora, quello che dico io è che tendono a spostarsi nel momento in cui la scapola ruota, perché stanno inserite al margine posteriore della spina della scapola. Quindi, nel momento in cui la scapola ruota rispetto all'omero, anche le fibre tendono a spostarsi. Per cui la difficoltà principale è trovare sul soggetto qual è quel piccolo angolo ideale. E quella credo che sia l'unica differenza biomeccanica che possiamo ritrovare, che magari, cioè magari Ludovico lavora bene sui 65 gradi di abduzione, Alvise sui 60, Tizio sui 70, eccetera. Questa Corretto. è una cosa. E quindi sempre, perché non voglio che magari le persone dicano, ah, ma come si dice sempre di trovare sul soggetto, allora i movimenti sono tutti uguali, devono essere tutti uguali. Ci sono delle piccole variazioni, giusto? Che si devono Però non ritrovare. parliamo, sono d'accordissimo, hai colto al centro. Pa hai parlato tra i 60 e i 70, cioè hai fatto un'escursione di 10 gradi, no di, Bravissimo, no di 30, cioè bravissimo. hai capito, Che sì, è poi vero, è vero. è il motivo per cui, e questa è la cosa che mi fa sempre sorridere, per cui certi esercizi, quando vengono fatti in palestra da una persona che arriva, vengono paradossalmente riadattati perché la persona li sente. Cioè, per esempio, sulla Real Delt Machine, molte persone istintivamente come si mettono? Si buttano in avanti. Sì, Esatto, bravo. quindi Sì, è vero, è vero. ricercano automaticamente questo. Poi arriva l'istruttore, no, devi stare dritto perché devi lavorare qua. E sentano che c'è qualcosa che non va. Anche Bravissimo. perché il deltoide posteriore cosa serve? Serve a correre. Serve a buttare indietro l'omero quando corriamo. E quindi questa è la direzione. Uno non corre così. E non Così. corre così. E non corre così. Cioè, quella è la sua funzione. Come la funzione del petto è di alzarci da terra o superare un ostacolo. E quindi la natura, oddio, dipende, ci ha messo Qua entra in gioco la filosofia. lasciamo stare, ci ha messo l'omero alto rispetto al petto che è basso, perché dobbiamo spingere verso il basso per alzarci, giusto? Quindi un angolo, una declinata, o Esatto. se siamo a pancia in giù, per millenni ci siamo alzati, quindi una panca piana. Noi, in natura non hai movimenti di spinta verso l'alto, tanto che qua non ci hanno messo fibre. Certo. E quindi è quello che intendo, l'obiettivo di un approccio biomeccanico è quello di coniugare la funzione anatomica millenaria, okay, a una controresistenza, perché basta che noi non abbiamo tanto da ragionarci su, dobbiamo creare una controresistenza a un muscolo. Quindi c'è un muscolo che tira e deve tirare contro una resistenza che non è quella dell'aria che normalmente abbiamo per Guarda, diventare gigante.
E ti dico una cosa, voglio farla molto provocatoria. Secondo Vai. me questo che tu stai descrivendo è l'allenamento funzionale per eccellenza. Cioè il vero allenamento Sì. funzionale è questo, perché si parla spesso di allenamento funzionale, ok? Innanzitutto bisogna capire funzionale a cosa, ma in secondo luogo, tendenzialmente, qual è l'allenamento in sala pesi più funzionale? Quello che crea ipertrofia. Cioè l'unico limite che può esserci è quello di peso nel caso in cui tu faccia uno sport in cui il peso può essere un fattore debilitante, come può essere il nuoto piuttosto che l'arrampicata. Però per il resto, se tu vedi una manica di ragazzini che stanno facendo calcio, football americano, qual è il più performante? Quello tendenzialmente più muscoloso, più mesomorfo. Cioè il fatto di allenare un muscolo in sicurezza e di creare un'ipertrofia vuol dire che quel muscolo sarà, cioè avrai più materiale da poter adattare a una determinata disciplina, a un determinato sport. Quindi hai creato, sostanzialmente parli di quello che è il bodybuilding funzionale o comunque l'allenamento funzionale per eccellenza. Sì, assolutamente. E più è funzionale, più risponde alla funzione millenaria di quel muscolo, meno problemi articolari vai a creare, meno Ok. collisioni, Certo. Allora, impingement. esatto. Allora, andando nel pratico, mi hai fatto l'esempio dei bicipiti. Quindi Sì. bicipiti tu nel tuo caso fai hammer curl e solo quello? Sì. Ok. No, no, no. Ti faccio un esempio, Vai. tra un esercizio top e un esercizio scarso, Ok. perché si dice che non ci sono esercizi buoni e cattivi, ma sarebbe come dire che non c'è una tecnica, buona per nuotare, ma, ci sono tutte buone. Invece no, lo stile libero ha una certa sequenza di movimenti, in tutti gli sport c'è una tecnica ottimale per arrivare da A a B. Noi Certo. abbiamo degli esercizi che applicano più resistenza di altri. Quindi, in cui, se vogliamo parlare un po' i Newton applicati, Ok. coinvolgono tutto il range di movimento. Ok. Giusto? Sì. È così, ti faccio un esempio eclatante. Come si chiama? Rear kick? Ecco, sì. Kickback? Ok? Kickback? Il kickback è un po' una. No, come si può dire? Non è così. Vai, è un po' vai una tranquillo, merda. parolacce quanto ti pare, dato. È un po' una merda, ma perché? Perché pensa, ho un manubrio, no? Pacchetto di tic-tac. Ho un Ok. manubrio. Qua non fa carico. Certo. Solo qui comincia il lavoro, ok? Esatto. E qui è massimo. Perché? Perché in fisica, non è un'opinione mia, una leva è carica quando la forza è perpendicolare alla leva, perfettamente Esatto. perpendicolare. Quindi qua eserciterò una certa forza, qui. Loro faranno molta fatica. Qua ne esercito meno. Esatto. Qua è neutra. E Esatto. quindi questo, per il tuo range di movimento, quando il muscolo è bello lungo e può performare, no? Può tirare, io Esatto. non gli applico una forza che arriva solo alla fine. E quindi è come se tirasse e alla fine. Ok, e magari ci investi 10 minuti in un allenamento di 20 minuti di tricipiti. Perché invece non girarti e fare un French press? Col French press, guarda, il muscolo è allungato, giusto? Esatto. Quindi è pronto a tirare. È messo. Immagina degli uomini che sono là pronti per tirare, hanno tutta la forza espressiva loro, e tu Esatto. lo stai caricando perché è già carica la leva qua. Sì, quasi a Qua 90 arriva reali. carica. Quasi a 90, qua arriva carica al massimo, qua è ancora carica se non la estendi, se non la iperestendi. Esatto. E quindi hai 45, 90, 45, hai un range in cui applichi, se vogliamo, butti stress al muscolo molto superiore a questo. Certo. E quindi la domanda è, visto che il tricipite è cieco, sordo e muto e sa solo tirare, perché gli applichi una forza solo alla fine, uno stress solo alla fine e investi 10 minuti in un esercizio che applica una forza solo alla fine, quando puoi investirne 20 in un esercizio in cui la forza è applicata in un range di movimento più ampio? Certo. E questa è la domanda. Più uno si fa domande, più cerca risposte. Se invece Assolutamente. prendi per assodato, cioè, non mi interessa. Cioè, ci sono delle immagini bellissime di Frank Zane degli anni 70 che fa Il il kick. kickback, bellissime, lui è stupendo che fa il kickback,
Ah, c'è e sì, bisogna farlo. Nei libri c'è, bisogna farlo e non ti fai domande. Certo. Mentre bisogna, io penso che bisogna mettere in discussione un po' tutto. E con logica. Con logica, no? Ah, no, lo fa lui, allora va bene. Se lo fa quell'altro che è scarso, no, non va bene. Ti faccio una domanda. Sì. Utilizzi macchinari? Sì. Cioè, tu tendi a lavorare più con macchinari o con pesi liberi, generalmente, o un misto, quel che è? Io ormai non ragiono più, ragiono in tre dimensioni, non ragiono più col macchinario, con la macchina. Quel movimento, con quella forza applicata, cosa mi produce? Fantastico. Allora cominci a vedere che se ragioni così, cominci a vedere che non c'è differenza tra una leg extension e un sissy squat. Come applicazione di carico, come applicazione di forza, ok? Se la leg extension è costruita bene, che ti toglie carico quando il ginocchio è iperesteso, è come un sissy squat, è la stessa applicazione di forza. Se tu butti indietro il sellino di una leg extension, stai facendo un sissy squat. Assolutamente. Il tuo quadricipite non sa che tu sei in piedi, che uno ha detto che è efficace il sissy squat, che l'altro ha detto che Tom Platz ha detto che il sissy squat va bene, quell'altro ha detto, beh, non so, che ne ho qua, hai capito? Quindi, sì, ne ho, perché di pareri è pieno, di pareri è Assolutamente. pieno. Mentre l'analisi va fatta in maniera scientifica, matematica, vedendo le forze in atto e il movimento anatomico. Allora, Non no, so, come la vedi tu questa cosa? hai preso in pieno perché considera, hai individuato due dei concetti che io reputo cardine di quella che è la scelta degli esercizi, ossia da una parte il line of pull, ossia la traiettoria proprio del muscolo, ossia il fatto che tendenzialmente, io l'esempio che faccio sempre all'Academy è quella di un ponte levatoio, ok? Immagina questo c'hai un ponte levatoio, stanno arrivando gli amici, tu c'hai una corda messa qua, ok? E lo devi alzare. Questa corda la tirerai da centralmente, da un lato o dall'altro, istintivamente la tiri dal centro, cioè non è che il ponte ti metti da un lato e lo tiri, cioè ti metti al centro e Bravissimo. tiri. Perché? Perché riesci a produrre più forza, quindi con il concetto della traiettoria un muscolo è avvantaggiato, come l'esempio che facevamo del deltoide posteriori, e riesce a creare più forza, semplicemente. Però in parallelo c'è anche un discorso che hai fatto del profilo di resistenza, ossia il fatto che io devo capire quanta tensione c'è in tutto l'arco di movimento, che però deriva da, come hai detto te, il distretto tende a produrre più forza quando è nella sua media lunghezza, un po' in allungamento, comunque generalmente nella media lunghezza. Quindi già di per sé so che tendenzialmente quando è accorciato al massimo, quando è allungato al massimo, io non voglio avere troppa tensione. In secondo luogo devo calcolare quella che è la biomeccanica dell'eventuale macchinario, quindi come si muove la leva del macchinario, del manubrio e tutto il resto, e la biomeccanica mia. E io il consiglio che do sempre alle persone è quello di sentire se un esercizio ha un forte sticking point. Cioè gli esercizi idealmente non dovrebbero avere forti sticking point, dovrebbe esserci una tensione quanto più uniforme possibile. E una cosa che infatti io utilizzo molto è per esempio l'utilizzo di elastici e catene per andare a modularlo. Cioè tipo l'hack squat io non lo faccio mai fare libero, sempre con elastici, perché io voglio che in basso non ci sia questa cosa, questo effetto in cui in basso, boom, cadi a piombo e senti un sacco di tensione, ma l'elastico tende a tirarmi e so che quindi la tensione è più uniforme sul quadricipite in tutti i diversi gradi di ROM. Ok? E quindi, ad esempio, io qua adesso ho chiuso la palestra, però nella palestra dove mi alleno ci sono i macchinari della Prime, che sono i macchinari in cui vai a modulare la resistenza e la leg extension la faccio esattamente come dici te, ossia modulo, è una carrucola fatta in maniera particolare, la modulo in modo che in alto c'ho poca tensione. Eh certo, perché è il cross bridge, no? Il principio dell'attina miosina. Qua quando hanno tirato e hanno finito, è come un uomo che sta tirando una corda ed è qui. Esatto. Non ha più capacità di tiro. Quindi per chiudere bene il movimento e fare un movimento fluido e chiuso, è bene togliergli i Newton lì. E Assolutamente. darglieli quando è predisposto, non quando è troppo allungato, ma a metà. E Esatto. quindi un esempio bellissimo. Le alzate laterali. Oh, qua volevo arrivare. Volevo chiederti come fai con le spalle, col dettaglio laterale. Allora, intanto questo no. Ok. Ma c'è un motivo. A me interessa sviluppare le spalle. E la natura me le ha costruite perché lavorino qui. Infatti ce le ha messe in alto le spalle, perché
Quindi questo è concesso, ma non è, no, non ci siamo evoluti per spingere qualcosa verso l'alto, purtroppo. Okay. Quindi ci è concesso, ci è concesso, ma si può dire che è un esercizio sicuro. L'hanno non so adesso cosa ne pensi tu, l'hanno anche tolto, ti ricordi? C'era nel weightlifting, nel 75 l'hanno tolto. Sì. Inarcavano troppo, facevano di tutto, non si capisce se l'hanno tolto per motivi politici o per motivi... Lasciamo stare. Comunque, per esempio nel weightlifting, qual è il principio massimo? Che non devi usare le spalle, devi tirare, accasciarti e andare in lock. Esatto. Cioè non c'è nessun... Devi fare sotto il bilanciere. Devi fare di tutto per trovarti lì e solo in questo modo riesci a... Ok? Questo, l'alzata laterale, c'è un modo più e meno intelligente. E purtroppo la più comune è quella in piedi, no? Però torniamo al principio di prima. Qua non c'è carico. Lui è ben predisposto, hai un muscolo che è lì, che ha voglia di tirare, e non ci sono niente. Non c'è resistenza, non sta facendo fatica. Comincia a fare fatica a metà. E ce l'ha massima la fatica quando Poretto ha smesso la capacità di tiro. Addirittura, il peggio, è gente che appoggiata così, simula un pendolo. Se peggiora, là puoi usare 30 kg, perché tanto stai usando il principio del pendolo. Al contrario, se uso questa spalla e mi posiziono così, giusto? Guarda, proprio in questa posizione, parto già a 45 gradi. Vedi? Quindi già qua è carico, perché ricordiamoci, noi usiamo, se usiamo un dumbbell, un manubrio, la forza di gravità è la nostra resistenza. Quindi il vettore sarà sempre verso il basso, giusto? Esatto. Quindi io pongo il mio busto così, parto a 45 gradi, è già carico, qua a 90 è il carico al massimo, qua è ancora carico, a 45, quindi hai un po' meno di 90, sì, proprio come hai detto tu. A secondi questo principio, ok, fisiologico di contrazione. E cosa costa? Certo. Cioè non costa niente, è solo un problema di abitudine. È come se si usasse il... Hai presente una volta nel salto in alto? Saltavano, non buttandosi di schiena, saltavano normale, cioè sì, con le gambe. È come se si fossero ancorati così, pur sapendo che si salta più in alto. Con la schiena. Perché si fa così, sì, con la schiena. Perché si fa così e non si tocca. No, è vero, assolutamente. Penso sia una questione di identità, sai? Cioè, tu difendi qualcosa perché diventa quasi una religione. E non si tocca, perché c'è nei sacri testi, eccetera, indipendentemente dai ragionamenti, dalla matematica, dalla biomeccanica, dall'evoluzione che dovrebbe esserci in tutti gli sport. Qua ho dei libri degli anni 40, 50, cioè dei documenti degli anni 40 e 50, io ti assicuro, fa impressione, sono quelli i programmi, sono quelli, non cambia, come se non fosse cambiato niente in 90 anni, fa impressione. No, vabbè, questo... È vero. Questo ci sta anche perché poi è tipico di... magari c'è ragazzi che vanno in sala e gli istruttori sempre a commentare perché fanno cose strane, no? Magari perché gli hai detto di mettere un elastico piuttosto che trovare un'inclinazione un attimo diversa, no? Chissà che stanno facendo. E dall'altra c'è il fattore marketing. Se non proponessimo ogni volta qualcosa di nuovo, o andando a ripescare l'old school, è il power building, è il functional, non puoi riempire i corsi di gente. Allora prendi un soggetto famoso, lo metti là a fare un corso di roba che è ripescata, rivisitata, eccetera, hai materiale nuovo. E invece negli altri sport, a livello olimpionico, tu metti che un giorno diventiamo olimpionici, diventiamo sport olimpico. Tu pensi che ci sia gente che fa... No, seguiranno tutti dei principi di biomeccanica. Le scuole, come hai detto tu, come i gradi, le scuole russa di bodybuilding e quella cinese varieranno un po' per qualcosa, ma no che uno fa un esercizio così e l'altro lo fa completamente diverso, certo, come succede adesso. Perché se fosse olimpionico si investirebbe per avere l'ipertrofia sul palco e basta. Non mi interessa l'equilibrio, la coordinazione, il far bene lo squat. No,
Io ho un atleta che deve performare con l'ipertrofia. Nessuno ti viene a chiedere quanto fai di squat quando ti guarda le gambe. Certo. Ci siamo in una gara di powerlifting, cambia tutto. Assolutamente. Che non bisogna unire le cose. Bisogna imparare, prendere, ma non... Assolutamente. Senti, ascolta, e continuando un attimo, perché adesso sono curioso, per quanto riguarda le gambe, come le alleni? Come intervieni? Sarò velocissimo. Leg extension. Leg extension, leg curl, gluteus, calf machine. Non fai squat, accosciate, niente? Adesso sì. Beh, io ho fatto in maniera molto soft, ma ho fatto weightlifting. Okay. Avevo 90... In prima alzata 90 e 130 seconda, una roba poco niente su un corpo di 85 kg, non è niente, però mi è piaciuto, è divertente, è bellissimo. Sì. Là ammiravo il gesto, ammiro l'eleganza del gesto. Lo squat qua sì, adesso lo faccio perché non ho le macchine. No, però mi piace, però non lo considero una cosa così produttiva, lo considero molto stancante. Sì. Okay? A livello del sistema nervoso centrale ti dà una... Fatto come lo facciamo io e te, immagino, proprio cioè, con enfasi, okay? No, didattico, cioè, molto performante, e stanca molto e penso che si possa risparmiare. Quando posso uso, io veramente sono per gli esercizi dedicati, quindi un muscolo, quello. Se posso lo faccio anche monolaterale. Quindi se mi chiedi qual è la tua leg extension più bella, leg extension più bella è gamba destra che tira e basta. Così ho tutto, è come un'applicazione col cellulare, io penso. Ok, se hai tante applicazioni, il cellulare si scalda e le applicazioni, Vanno giusto? peggio. Vanno peggio. Ne accendi una sola, la CPU è tutta là. Certo. Quindi le sessioni gambe idealmente la imposti così. Sì, risparmio tempo facendole in super serie. Ah, ok. Quindi, che ne so, leg extension, leg curl. Ok? Perfetto. Agonista, antagonista, glutei, calf. E E quando... tutte le serie che voglio, ma periodizzo non gli esercizi, le serie. Ok. Periodizzo le serie, le tecniche di intensità, quello che è. Però quando ho il quadricipite che stende la gamba con la forza che voglio io, ok? Hai tutto. Non ho carico vertebrale, non ho niente, non sono stanco come... Cioè, mi ammazza perché sono morto a fine allenamento. Però non ho quella stanchezza sistemica. Hai capito? E la split come la organizzi quindi a questo punto? Cioè, nel senso, tu fai allenamenti in full body, visto che comunque sono pochi esercizi, oppure mascini tante serie e dedichi proprio la giornata a quello? Hai capito? Se sono 10 serie, perché io penso che un atleta avanzato abbia bisogno di più serie, no? O se gioca di, no, può anche giocare di intensità e si mantiene la sua muscolatura, perché Certo. no? Però, diciamo, come in tutti gli sport, più ti adatti, il corpo si adatta a quel volume di lavoro, insomma, a un professionista penso che 10 serie, okay, 2 volte alla settimana sia una cosa che mediamente può andare bene. C'è chi viaggia quanto fai tu? Per muscolo. Io in realtà sto bassino. No, allora, io perché utilizzo molti compound. Però ti dico, sulle gambe in questo momento ho tante serie perché mi sto dedicando a loro. Quindi io sono dell'idea che il volume deve essere più alto possibile finché recuperi. Logicamente facendo esercizi in questa chiave, cioè di isolamento, eccetera, il recupero è maggiore nel tuo caso, quindi hai possibilità di macinare più serie assolutamente. E questa è una chiave molto interessante. E sono dell'idea che se vuoi far crescere un distretto in maniera importante, devi sparare il volume più alto possibile. Il problema è il recupero sistemico. Per questo io la cosa in cui sono giunto un po', tra virgolette, ultimamente, è che per specializzarti davvero, cioè per arrivare a quel... Allora, mettiamolo così, per avere un corpo simmetrico devi avere un allenamento asimmetrico. A meno che non sei baciato dalla fortuna che c'hai simmetria di tuo, però c'hai sempre distretti un po' carenti. Fa una Quindi piega. devi togliere tanto, cioè devi partire togliendo dai distretti avanti e dando più possibile ai distretti che stanno indietro. E la cosa che io vedo obiettivamente è che più volume macini e riesci a sopportare, più il distretto si adatta. Vabbè, certo. Ma no, no, non lo diciamo noi, penso che lo confermi anche la scienza, vero? No, Cioè, assolutamente. ultimamente
hai review su review, Schoenfeld, sì. Cioè, sì, hai un sacco di studi che ti dicono quello, cioè che un atleta può anche non arrivare al massimo performance, come si dice, al 100% dell'effort, sì. Ok? Però deve vaccinare tante serie. E quindi indicativamente quanto posso, non si può dire quanto perché vai per atleta, però io penso chiunque un allenamento, un avanzato che fa meno di 8 serie a sessione per muscolo, per dove vai? 8 sono poche, cioè ne ho visti, però poi anche là non sono convinto che sul lungo periodo paghi. No, anche perché cioè, devi entrare dentro, un po' come il Rec Park, il 5x5, non era 5x5, era 5 allenanti, esatto. 5x5 allenanti, ma ti ci avvicini prima, esatto. Prendi confidenza, fai arrivare sangue, quindi sì, parliamo di allenanti. Anche là bisogna vedere, perché poi io sto a serie tra virgolette basse, però sono quasi tutte cluster set, quindi sono serie scomposte, cioè per esempio... molte delle mie serie potresti leggerle anche come 5-6 serie allenanti, molti le leggerebbero okay. Così, ok? Quindi è anche là un discorso forse più del tonnellaggio, la mole di lavoro. A me non piace poi parlare troppo di volume, vedo un po' più quello che è il discorso della mole di lavoro, e, per cui sì, mi ritrovo comunque il discorso. Cosa ne pensi? Domanda mia che sono curioso. La prestazione, cioè a un atleta, tipo io a te dico 4x8 e non ti dico nient'altro. Ok. Una volta non si capiva come, io per anni non ho capito come interpretare un 4x8, ma che vuol dire? Vuol dire che 4x8 che non lo sollevo più, perché in alcuni esercizi puoi continuare, cioè poi un po' di ROM ce l'hai, quindi il muscolo sta lavorando, magari riesci a farlo lavorare in quel ROM, per anche, non so, hai un curl con bicipiti, un ROM ristretto sotto, stai magari guadagni 10 secondi, 15 di allenamento, sì, 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 per ogni serie. E quindi che vuol dire? Cedimento tecnico, cedimento muscolare? pensati uno che si approccia, perché io a te adesso ci sappiamo gestire. Uno, esatto, che si approccia è difficile, si trova un po' che magari tante volte neanche il preparatore sa dirglielo. Esatto, esatto. È un problema. Sono totalmente d'accordo. E questo è il motivo per cui poi a me non piace troppo parlare, perché ti faccio un esempio. Allora, io lunedì ho fatto petto, mi sono messo con i manubri, sono partito dai 30 kg, ho aumentato di... Io ho i manubri adesso da 2,5 la differenza, quindi 30, 32,5, 35, 37,5, 40, eccetera. 60 secondi di recupero all'inizio, poi sono passato a 90, così. Serie da 8, ok? Sono arrivato fino a non riuscire a chiudere le 8, cioè sono arrivato a quella coppia che ne sono uscite 6-7, ok? Sì. Una serie allenante, io l'ho contata come una serie, cioè per me era tutto un ramping in cui la logica era accumulo fatica fino al cedimento, ok? Perfetto. Molti la conterebbero come 5-6 serie, oppure un altro esempio, ieri ho fatto gambe, mi sono messo sulla pressa, ho fatto serie da 20, adesso te lo dico subito, ho fatto serie da 20, ho fatto 120, 160, 180, 200, 220, 240, 280... 305, ho fatto 8 serie. Alle 305 me ne sono uscite 15. Io ho contato una serie allenante. Cioè era un ramping ad accumulo fatica fino a non riuscire più a chiudere le 20. Però molti la conterebbero come 8 serie. Chiaro, giusto. Ok, quindi è quello il motivo per cui ti dico, vi chiedi, stai alto? Io sto a basso volume, tra virgolette, però il mio volume è questo, quindi ti dico molte delle mie serie puoi contarle. E quando mi dici, ad esempio qua mi potevi dire un 4x20, sulla pressa, io cerco di contestualizzare, nel senso che idealmente ti direi, se lo scopo è lavorare densamente, allora ti direi, fai 4 serie da 8, in questo caso che hai detto, 4 serie da 8 con poco recupero, all'ultima serie cedi. Ok, c'è un cedimento. Se l'esercizio te lo consente, facciamo che è un po' un cedimento oltre il tecnico, quindi magari ti esce una mezza ripetizione, aggiungi qualcosina. Se l'esercizio è un po' più complesso e non te lo consente, in sicurezza, allora facciamo che è un cedimento tecnico. O facciamo che semplicemente ti escono meno di 8 ripetizioni. Se riesci a chiudere le 8, la prossima volta aumenti il carico, per dire. Questo può essere uno schema di progressione. Per cui il 4x8, secondo me, io la cosa che dico sempre ai ragazzi è: devi capire esattamente che cosa, i motivi per cui facciamo qualcosa, perché ci sono mille modi di fare un 5x5 su panca piana. E io ho deciso un solo modo per te,
Quindi se tu non capisci quali sono le logiche dell'allenamento, non saprai mai come farlo. È vero. Quindi è complicata come questione. Sì, noi stiamo qua a parlarne, ma veramente si può aprire un mondo. Perché ti dico un'altra cosa. Devi presupporre due variabili importanti. Che sia un avanzato e che sia un po' matto. Perché, cioè, sostanzialmente, guarda che ci ho messo tanto, io penso di non essere, ovviamente, non mi sento arrivato. Cioè, cos'è il cedimento muscolare? Cos'è il cedimento? Io negli anni li ho provati un po' di tutti, ho provato visualizzazioni mentali, prima di premi, ok? Se ce la faccio, alla gara vado bene. Dopo sono passato cose veramente strane. Hai presente l'enigmista? Sì, che se non arrivavo al cedimento, mi partiva un proiettile. Cioè, trovavo... Sì, è per quello che ti dico, devi essere un po' matto, perché sennò come fai ad arrivare a un dolore tale che è il vero cedimento muscolare? Concordo. Da cui determini poi il cedimento tecnico, perché se non sai arrivare al cedimento muscolare, tipo Tom Platz, se non sai arrivare con smorfie, con, non lo so, con l'anima, cioè devi lasciargli là l'anima. Quando hai imparato quello, hai un'unità di misura. Se no, non ce l'hai prima. Credi di averla. Assolutamente. A quanti atleti, ma anche avanzati, a quanti atleti arrivi a cedimento? Bene, se adesso ti prendo una pistola e te la punto in testa, così, me ne fai in altri 5? Eh sì? Allora di che cosa stiamo parlando? Sì, assolutamente. Ti faccio un esempio. Quando allenavo gli scatti col paracadute, prima di partire mi immaginavo una gabbia con un ghepardo che partiva e che io dovevo arrivare lì prima del ghepardo, cioè cercavo di scatenare in qualche modo l'adrenalina, perché il cervello non sa la differenza tra ciò che è vero e ciò che è finto. Quindi se veramente ti concentri, sei là sull'esercizio, non esiste altro che quello, e ti concentri al massimo, ecco, hai la forza di applicazione giusta, là puoi arrivare all'upgrade, capire qual è il vero cedimento. Quindi tu tendi comunque ad allenarti al cedimento? No, tendo a considerare il 100% quando non riesco più a muoverlo a forza applicata. Ok. Perché? Perché il cedimento su un kickback, sì? Sì. Non è possibile. Un cedimento su un'alzata laterale non è possibile, perché qua sarei sempre buono a muoverla, perché tanto non c'è una forza applicata. Certo. Il vero cedimento lo capisci quando a muscolo performante, quindi capace di tirare, non tira. Qualsiasi cosa tu faccia, questo non tira. Ma perché ci stai applicando una forza? Quindi il vero cedimento si può eseguire su un'alzata laterale messa così. Perché? Il muscolo è performante qui, ok? È allungato il deltoide laterale. C'è un'applicazione di forza, ok? Quasi massima, perché la leva è quasi a 90 gradi. Possiamo metterci anche distesi a terra, 90 gradi. E, non so, fai 10 ripetizioni alla nona. Alla nona, qualsiasi cosa succeda, non va. Mentre in un'alzata laterale potrai sempre muoverti, fare quei colpetti, esatto, là, che non c'è nessuna controresistenza lì. E quindi che cedimento è? Questo è il motivo per cui, a me fa ridere perché quando le persone magari mi vedevano tempo addietro con gli elastici, no? All'hack squat, che dicevano, vabbè, ma così la fai più facile, cioè è più facile. Dico, in realtà no. Allora, a parte, lascia il discorso che con gli elastici carichi di più, quindi è più o meno lo stesso. Però il vero vantaggio è questo, che tu in un hack squat, quando stai in basso, tu nel momento in cui superi quello sticking point, tac, la chiudi, è facile, c'è il punto di evasione, la possibilità di scappare. E quando è l'ultima ripetizione tecnica che puoi chiudere, tu potresti fare ancora 20 parziali, però di base devi chiuderla perché non riusciresti a fare, quindi è in qualche modo una scappatoia. Quando tu c'hai questo resistance profile piatto, questo diagramma di forza piatto, non hai scappatoie, cioè tu c'hai la stessa tensione dappertutto, quindi quando cedi. Ti spegni. Infatti io la cosa che dico sempre è: guardate la differenza che c'è nell'ultima ripetizione senza e con elastici, cioè senza tu sali e poi a un certo punto da metà ROM tac la chiudi. Invece quando c'hai gli elastici
rallenti fino alla fine e vai sempre più lento. Non riesco. E anche quando stai a un briciolo, che ti manca un briciolo, continui a spingere, non riesci. Non c'hai punto di evasione. È tremendo. Compensi il vantaggio di leva con un aumento di newton. Esatto. Perché là riesci a chiudere come lo squat, la pressa, riesci a chiudere perché? Perché le leve sono favorevoli lì. Esatto. Ok, tu intelligentemente dici, bene, se le leve sono favorevoli, cosa faccio? Aumento i newton applicati. Esatto. Così che hanno tensione, ma è così che deve ragionare un... E cos'è tutto? È tutto un professionista. È tutto finalizzato ad avere più newton nel ROM. Allora, perché scegliere ciecamente degli esercizi che non ti danno newton per gran parte del ROM? Che senso ha? Perché esistono? Perché per forma, pro forma, no? Esatto. E quindi bisogna avere il coraggio di cambiare, di mettersi in discussione, di dire, va, ho fatto per 20 anni, 10 anni, 5, delle cose, erano un po' così, bene, cambio, ma miglioriamo con cognizione di causa. Se invece ti identifichi con quell'allenamento, allora diventa una religione, ma la religione non ha niente di scientifico. Assolutamente. Senti, ascolta, e quindi tornando un attimo al discorso split, tu fai una sessione, un solo distretto, oppure vari un pochetto? Allora, a me piace A, B, C. Quindi, pettorali, grandorsali e trapezio, in tutte le angolature. Okay. Tranne l'upper, che non lo faccio perché ce l'ho e non so se sta là, quindi non lo faccio. Quindi petto e dorso sostanzialmente, braccia e spalle e gambe. Ok. ABC, riposo. ABC, ABC, riposo. Perfetto. Quindi molto anche nel discorso di antagonismi tu lavori. Sì, mi piace molto, ma anche qua c'è una questione fisiologica sotto. C'è un motoneurone beta ogni volta che parte un impulso alfa. Quindi, ogni volta che parte un impulso di contrazione al bicipite, c'è un impulso che va a rilassare il tricipite. A livello fisiologico proprio, cioè a tutti succede. Tanto che se si prova, basta fare una prova, io adesso faccio una controresistenza per attivare il bicipite, uno mi tocca il bicipite, è più flaccido che non a braccio rilassato. Perché il corpo non è scemo, cioè pensa, bene, io se sta tirando un muscolo, il fratello che tira dalla parte opposta, devo eliminarlo dal lavoro, se no, poretto, muscolo che tira, deve tirare di più del normale. Esatto. Quindi è fisiologica questa cosa. Perché? Allora, agonista, antagonista, in super serie, perché quando uno, faccio, non so, un minuto di bicipiti, e quell'altro ha riposato un minuto ma si è rilassato molto per quel minuto perché gli sono arrivati motoneuroni, ne è arrivato un neurone inibitorio e quindi ha veramente rilassato, ma tanto, quindi è riuscito a recuperare e posso guadagnare tempo e lavorare sulle serie. È un recupero incentivato, è un po' il principio dell'EDT che dice sempre in antagonismo, perché c'è questo recupero incentivato proprio dal fatto che il distretto si rilassa e anche molti dicono che c'è il discorso che crei quell'ambiente di accumulo di sangue, quell'environment diciamo metabolico, tutto nella stessa zona e quindi ci sono comunque dei favori, vantaggi. Esatto, dei vantaggi nel rilassare. Quindi tendenzialmente capita spesso che ti alleni in super serie? Sì, quasi sempre, anche perché non ho visto che tendenzialmente preferisco un emilato, cioè lavorare monolaterale. Ok. Immagina bicipite destro, tricipite destro, bicipite sinistro, tricipite sinistro, il bicipite destro si è passato 4, 8, 12, 120 secondi. Certo. Circa. Di 40 secondi per gli altri muscoli si è riposato 2 minuti. Ma fai riposi generali invece in mezzo oppure è tutto un mega circuito? Sto dentro i 3 minuti per muscolo, ragiono così, un muscolo circa mi deve riposare non più di 3 minuti. Ok. Quindi se ho voglia di riposare, metti che andiamo anche noi a periodi purtroppo, non siamo robot, andiamo a stagioni, io in autunno sono mezzo morto, non so perché.
capisci? Cioè, uno deve anche ascoltarsi e sentire, insomma, se ha bisogno, non succede niente, non è che un muscolo decresce se gli dai un po' più di recupero. Comunque sì, generalmente faccio tutto in super serie, anche perché non l'ho fatto per anni e non mi piace più stare lì a contare il minuto con l'orologio. Se faccio squat, allora, se faccio esercizi composti, sì, mancherebbe. Ok, certo. Ma là è la fatica sistemica, quindi ho voglia di riposare, ho il cuore a mille. Difficile che io abbia il cuore facendo leg extension. Sì, per quanto dura la fai, leg extension con una gamba, come cioè il cuore, sì, va su, ma no, come uno squat da 20 ripetizioni. Assolutamente, assolutamente. Quindi è quello. Tutto in circuito, un solo esercizio per distretto muscolare e hai concluso sostanzialmente l'allenamento su distretto, su i distretti. Sì, 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 assolutamente. E quanto dura una sessione in media tua? Dipende dal volume, che io vario da 10 serie a 18. Ok. Anzi, anche 8, da 8 a 18, 20. Quindi capisci che è tanto variabile. Certo, certo. Ok, quindi bene, ciclizzo bene. Così. Bene, bene. Tanto interessante, veramente tanti spunti. Ascolta, ti chiedo un'ultima cosa al volo e sì? Prima di lasciarti andare. Volevo sapere se da un punto di vista di alimentazione anche là c'è un mondo da scoprire nel caso in cui sì. Andiamo magari in un altro podcast, oppure sei un po' più basic, un po' più semplice? Allora, sono molto semplice anche perché non vado matto, non mi piace molto parlarne perché non è il mio settore di studio. Ok. Io penso che quando uno si specializza è meglio che il resto lo lasci stare per non fare strafalcioni. Là, l'unica cosa che posso parlare solo empiricamente, si dice, sì, per esperienza. Per esperienza, tutti questi anni ho una cosa che mi è piaciuta molto è arrivare un po' anche lì alla semplicità, quindi lasciare stare cose estreme. E qua sì, veramente adottare la old school, ma la old school, parlo di anni 40, cioè frutta, verdura, cioè frutta, verdura, riso, pasta, pane, carne, hai capito? Cioè, andare proprio un po' anche lì a cosa mangeresti normalmente per star sano, certo. Ok? Con le variabili nostre, quindi un po', i carbo li gestisco in maniera, ok? In relazione all'allenamento, al volume di allenamento, in relazione alla gara, però sempre un panorama vasto, no? Ok, solo chetogenica, allora certo. Scelgo solo broccoli e pollo e olio d'oliva. L'ho fatto. Non penso sia, cioè magari funziona, ci sono scuole di pensiero eccetera, io sempre perché mi piace pensare, e penso anche tu perché qua ci troviamo, vedo, a lungo termine, cosa è sostenibile e cosa non è sostenibile, indipendentemente dall'efficacia. Certo. Indipendentemente dall'efficacia. Cosa è? Sì, efficace, ma prima di tutto che posso portarlo tutta la vita. Se io da anziano a 80 anni mangiassi come mangio adesso, andrebbe bene? Sì. Allora è una risposta buona. Ottimo. non so tu? No, ci guarda, io sono ancora... io sulle fonti sono molto, molto... gli do molta importanza, mettiamo così, alla provenienza. Sono molto maniacale, in un certo senso. Quindi c'è un discorso proprio di vedere... fonti varie, innanzitutto... E infatti odio sempre chi vede gli estremi, o fai fit or macros e mangi tutto, oppure solo riso e pollo. E dico sempre, puoi anche non mangiare schifezze, però mangiare tante cose. Non mi sembra... Quindi no, sì, assolutamente. E la cosa a cui do molta priorità io è la provenienza, proprio. Di dove vengono, cioè che siano, ecco, tipo galline free range, carne grass fed, questo cerco di porci attenzione. E poi l'unico strappo, tra virgolette, per discorsi sociali, che io credo che siano molto importanti, che non devono passare in secondo piano, quindi quel momento da dedicare alla famiglia, piuttosto che agli amici, piuttosto che alla compagna, eccetera, sono aspetti importanti. Però sì, mi ci ritrovo, assolutamente. Una cosa che ti volevo dire, negli anni, guardandomi indietro, cioè, ho un Alvise, ho un ricordo di Alvise che quando faceva il pasto libero si strafogava perché vedeva tutto il resto come un dovere, una privazione. Ok? Mentre adesso il pasto libero è qualcosa che fuori dai macros, fuori dall'abitudinario, ma è quasi venerato nella qualità, non nella quantità. Assolutamente. E quindi
anch'io sono stato male, ho vomitato in passato perché avevo mangiato troppo, tutte queste robe qua, ma penso che sono anche contento di aver fatto certe cagate perché adesso Rendi posso conto. parlarne. Mentre se hai la fortuna oggi di immergerti in questo mondo nostro e di seguire le persone giuste e le pagine giuste e podcast come il tuo, hai informazioni di qualità elevata che riescono bene a mettere insieme prestazione e qualità di vita Quello è importante. sociale, alimentare. Quindi deve esserci un obiettivo verso la salute. Non mi piace fare la morale, sai quanti pro gli FBB si mettono a fare la morale, mangiate sano, eccetera. Non penso, sì, cioè è giusto invece che sia ben chiaro che scegliere il natural bodybuilding, vuol dire questo, scegliere un ideale, okay, di salute che gli va dietro tutto, secondo me, gli va dietro allenamento, gli va dietro impostazione mentale, impostazione morale, come hai detto Assolutamente. tu. Senti, ti faccio l'ultimissima domanda. Gare future, prospettive future, un Albise sul palco? Vedo l'ora. Adesso so che ci sono delle belle gare, che ho visto che mi pare che ci siano atleti forti, perché a me piace l'idea, vedo gente forte, vado là. Bellissimo, guarda, mi fa piacere sentirlo perché ormai vedo la gente che si sceglie le gare dei paesi sconosciuti dove non c'è nessuno per vincere la Procard. E io dico: no, ma cioè, il bello è stare sui bei palchi, cioè prendere gli schiaffi. Bravo, io faccio la fame, cioè, mi sogno, cioè, devi ragionare veramente come i Saiyan di Dragon Ball, cioè, come, sì, devi avere l'idea, cazzo, ci ho messo il massimo di impegno, mi scelgo una competizione degna dell'impegno che ci ho messo, se no potevano fare anche meno, ma allora che sport è? Assolutamente. Mi pare che in Australia ci ritrovino in molti, e non ci sono mai stato, quindi Bene. sono andato in America, l'estremo occidente, l'estremo oriente, mi piacerebbe andare in Australia. Quanto bella è viaggiare, cioè, l'idea Mamma anche da mia. piccolo ce l'aveva. L'idea di viaggiare, soprattutto per l'amore, per lo sport, con lo sport che ami, è una cosa bellissima. Peccato Fantastico, fantastico. che non sia così conosciuto in Italia, che non sia una cosa che, cioè, gli si sta dando valore più di una volta, sicuramente. Però non sei considerato ancora Atleta. purtroppo. Sì. Però, insomma, molto meglio di una volta. Sono contento di essere capitato in questo periodo a livello, Storico. vero? Sì, a livello storico è molto bello questo periodo, Assolutamente. perché abbiamo vissuto io e te la vera rivoluzione. Ne Sì. parleremo una volta, cioè fra 30 anni queste cose che noi diciamo magari saranno ovvie. Ok, la biomeccanica, È vero, l'approccio è vero, natural bodybuilding, è vero. eccetera, saranno ovvie, mentre io e te abbiamo vissuto, Sì, hai capito, il tutto il. passaggio Mi acqua e merluzzo, gestione dei macro. fa ridere È molto bello. una cosa che diceva Massaroni, diceva: hanno capito di Capito? reintrodurre i carbo quando li vedevi sul palco, tutti acqua e merluzzo, che faceva doppio bicipite, uno cascava e iniziava a cascare tutti addosso, stile domino. Sì. No, anzi, era, mi raccontava, acqua e carne. Se sei uno che non si tira, acqua e merluzzo. Quindi era proprio, era l'upgrade quello. Bene, Alvise, ti ringrazio per il tempo speso insieme. È vero. Grazie a te di avermi invitato, è stato un onore. Bene, bene. Guarda, spero di replicare quanto prima perché sono sicuro che poi i ragazzi avranno 10.000 domande da farti e ti assilleranno un pochetto. Se la prossima volta mi piacerebbe essere messo in difficoltà. A me piacciono le critiche costruttive. Vai, allora E la prossima quindi volta. tutte le critiche che vengono in mente a chi segue il canale o considerazioni, eccetera, sono spunti di riflessione per me. Mi fanno lavorare la testa e rispondo ai dubbi, meglio che non fare dei monologhi sicuramente. Fantastico. Allora la prossima vediamo un po' che cosa commentano e poi ci mettiamo a ragionare e troviamo un po' il pelo nell'uovo l'uno dell'altro. Sì, mi fa piacere. Alla grande, alla grande. Grazie ancora, Alvise. Grazie, Lula. Alla Grazie. prossima, buona serata.